Buongiorno ragazzi, oggi voglio farvi vedere come sono andata a decorare la casa per l'autunno. In qualche video precedente vi avevo mostrato gli acquisti che ho fatto appunto per decorare la casa. Se ancora non l'avete visto, vi lascio il video qui nelle schede. Sono molto contenta del risultato finale, anche perché non mi piace riempire troppo la casa con le decorazioni. Qualcosina sì, ma senza esagerare. Quindi mi sono concentrata sul soppalco, riuscite a intravedere qualcosina qui. Ho acceso una candela. Questa è al profumo di donut fatti sul fuoco, è buonissima, è dolcissima e è decisamente a tema autunnale. Tra l'altro, quando arriva questa stagione inizio a accendere candela più non posso. Tutte le sere c'è almeno una candela accesa, mi piace per l'atmosfera che dà e poi perché profuma la casa, quindi ne ho sparse un po' diverse per la casa. E poi ho fatto qualcosina anche in sala da pranzo. Detto questo, però, direi di non perdermi troppo in chiacchiere e vi lascio il video. Come prima cosa vi faccio vedere com'era il salotto prima di queste modifiche, di queste aggiunte autunnali. In realtà ho inserito qualcosina, però non ho stravolto il mobile. E quando faccio queste modifiche, queste aggiunte, ne approfitto per pulire bene tutto, quindi ho tolto tutti i soprammobili, tutte le cosine che c'erano sopra e ho dato una passata al mobile con il Lisoform. Tra l'altro, dobbiamo ancora trovare un metodo per andare a nascondere questi fili. Dovrò far tagliare il mobile sotto così da poter far passare i fili perché così a vista non mi piacciono proprio. Una cosa che non ho preso in considerazione quando l'ho fatto realizzare e ogni volta che li vedo mi infastidiscono un sacco. Però arriviamo alle decorazioni. Come sapete, ho acquistato questo vassoietto realizzato con il tronco di un albero che mi piace molto, lo trovo super autunnale. L'ho posizionato semplicemente nell'angolo del mobile e poi sono andata ad aggiungere le zucche. Tra l'altro, queste secondo me sono proprio super belle. Mi piace la zucca bianca in contrasto con quell'arancio e poi ovviamente non poteva mancare una candela. Da quest'altro lato invece sono andata a mettere un vassoietto in legno chiaro, essendo il mobile bianco. Ho preferito mettere un vassoio in legno per dare un pochettino di contrasto. Ho rimesso la piantina e la lampada da tavolo perché comunque secondo me dove sono adesso stanno molto bene, proprio il loro posto, quindi restano sempre lì. E poi ho aggiunto tutte le decorazioni che fanno parte proprio di questo set che avevo acquistato ancora l'anno scorso, quindi ci sono le pigne, ci sono un po' di castagne, un po' di foglioline. E questo è fatto. Poi dovevo assolutamente lavare tutti i cuscini perché le cagnoline salgono sul divano e andando anche in giardino, magari a volte capita che entrano in casa con le zampette sporche e figuratevi voi, i cuscini bianchi si sporcano subito. Quindi li ho sfoderati tutti completamente e poi sono andata a buttarli in lavatrice. Tra l'altro vorrei e dovrei anche lavare il divano stesso, quindi sfoderarlo completamente e buttarlo in lavatrice, ma è una cosa che proprio non mi viene voglia di fare, perché comunque il divano è molto grande ed è sicuramente un lavoro molto impegnativo, quindi continuo a rimandare. Fortunatamente è un tipo di tessuto che si può lavare direttamente dal divano stesso senza doverlo ogni volta sfoderare, però è un lavoro che dovrei fare e chissà quando lo farò. Poi sono scesa in lavanderia e ho caricato la lavatrice con tutti i copricuscini che sono andata a togliere. Ho lavato proprio tutto quello che c'era sul divano e nel frattempo che aspettavo la lavatrice sono andata a decorare la sala da pranzo. Anche in questo caso ho voluto farvi vedere com'era prima, molto semplice, poche decorazioni, pochi complementi d'arredo. Anche in questo caso ho tolto tutto, ho dato una passata al mobile e poi mi sono data le decorazioni. In questo caso stesso vassoietto ma nel bianco, visto che il top è in legno. Anche qua più o meno le cose sono le stesse, quindi il vassoietto in legno, le zucche, le pigne e mi piace l'idea di avere più o meno le cose simili, così da dare continuità all'ambiente, a tutta la casa.
Alla fine, dopo un po' di prove, ho deciso di mettere il vassoietto nell'angolino. Ho tolto la pianta, che in realtà mi piaceva molto l'orchidea perché era alta e quindi riempiva bene l'angolino, però la volevo proprio togliere per questo periodo e alla fine ho messo soltanto una candela e la zucca. Al centro del mobile invece ho messo appunto questo vassoietto con altre decorazioni, in questo caso ci sono più zucche e pigne. Mi piacciono perché sono decisamente a tema autunnale e le ho pagate pochissimo, quindi quando riesco a trovare delle cosine che costano poco ma che sono fatte bene sono sempre molto soddisfatta. Mentre al centro del tavolo ho messo questo set di foglie arancioni che mi ricordano troppo l'autunno. L'arancia alla fine è il colore dell'autunno e questo è il risultato finale. Sono davvero molto soddisfatta perché le cose sono poche, però mi piace come ci stanno. Il giorno dopo sono andata a sistemare il divano perché finalmente la lavatrice aveva finito, si erano asciugati tutti i cuscini, li ho stirati e sono andata a rimetterli sul divano e sono andata ad aggiungere un copricuscino un po' più autunnale con questi colori neutri che mi piacciono molto. Ne ho solo uno, l'avevo preso all'IKEA e quindi sono andata a metterlo anche perché era davvero tanto tempo che non lo utilizzavo. E poi ho rimesso i miei soliti bianchi, o meglio crema, con i pompon, anche se alcuni pompon sono spariti perché Mocha li strappa, ma fa niente, lasciamo perdere questo piccolo dettaglio. Anche nell'angolino, sempre sul soppalco dove c'è questo divanetto di IKEA, sono andata a cambiare i cuscini, quindi ho tolto quelli azzurri che c'erano prima e ho messo questi due color tortora che ho preso da Maison du Monde. Questi sono un pochettino più piccoli, misurano 40x40 cm, li trovo stupendi. E poi ovviamente anche in questo angolino non poteva mancare una candela, ho scelto questa dai colori super autunnali e poi ho messo un tocco di verde. E questo è il risultato finale della casa decorata per l'autunno. Come avete visto, ci sono poche cose, però secondo me sono quelle poche cose che fanno la differenza. E come avete notato, ho messo davvero tante candele qua e là per la casa perché le trovo decisamente perfette per questa stagione. Questo è tutto, fatemi sapere se anche voi decorate la casa per l'autunno, se vi piace farlo, se l'avete già decorata e cosa utilizzate solitamente per addobbare, diciamo così, la casa per questa stagione. Se il video vi è piaciuto, se questa tipologia di video vi piace, fatemelo sapere con un pollicino in su ed iscrivetevi al canale. Un grandissimo bacione e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!